Questa raccolta di oggetti della civiltà contadina è iniziata nel 1979 per opera di mia madre Luisa Carminati, che ha iniziato a raccogliere tutte le testimonianze della vita passata che erano ormai abbandonate sotto qualche portico, in qualche solaio. Inizialmente erano in un'unica stanza, appesi alla Belle Meglio. Col tempo, con l'aumento anche di questa raccolta, è sorta la necessità di organizzare per argomenti. E poi è sorta un'altra esigenza, quella di riuscire a comunicare al meglio come i lavori venivano eseguiti a chi non li aveva mai vissuti, mai visti dal vero. Per cui ha iniziato mia mamma a fare i primi disegni che illustravano, che ne so, la mungitura, e ha visto che mostrandoli poi ai bambini era molto più efficace la spiegazione. I disegni sono diventati sempre di più fino a raggiungere il numero di 150 quadri, e credo che questi siano quel qualcosa di più che ha questa raccolta, poiché non ci si ferma all'attrezzo appoggiato a una parete, ma si può vedere con queste illustrazioni come questo oggetto era usato, si può avere l'idea di com'era la vita di un tempo. Alla morte di mia mamma mi sono sentita la responsabilità di continuare la sua opera, e con l'aiuto di un po' di amici volontari l'abbiamo organizzato come si trova attualmente. Il museo è nato su iniziativa di mia madre anche per interessare le persone su un problema che era urgente, quello del fatto che si voleva edificare in questa zona, edificazione che in parte c'è stata, ma il valore ormai che ha questa raccolta va al di là di questo posto. Purtroppo questa sede non è più disponibile, occorre l'aiuto di tutti per trovare una degna sede a questa raccolta che ha ancora molto da dire alla gente.